Prego, onorevole Baroni. Grazie Presidente, ci tenevo a fare alcuni ringraziamenti visto che questo passaggio d'aula è un passaggio in cui questa proposta diventerà legge. Ci tenevo a ringraziare i funzionari del Ministero della Salute, i funzionari della Camera dei Deputati che dopo 13 sedute del Comitato Ristretto hanno contribuito assieme alla testardaggine di pochi colleghi decisi ad elevare questo provvedimento ad una norma di rango primario. Ringrazio quindi Margherita Miotto, la relatrice ombra di questa proposta di legge della scorsa legislatura, e Dalila Nesci per la presenza attiva in Comitato Ristretto che permise a quest'Aula di votare all'unanimità anche quella volta una proposta molto simile a quella che votiamo oggi. Ringrazio anche tutte le forze politiche di Camera e Senato che si sono spese per questo provvedimento, la Presidente Airtum e il Dipartimento Epidemiologia del Lazio. Infine ringrazio tutti i medici, Presidente, e soprattutto i pazienti di patologia tumorale che non hanno mai perso la speranza di una vita migliore e di un mondo migliore. Oggi tutto il Parlamento italiano è al loro fianco. Grazie. Onorevole Baroni, grazie anche per il suo lavoro. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Invito alla votazione nominale finale mediante procedimento elettronico.